con degli obiettivi diversi, che sono quelli di avere effettivamente un impatto forte sulla situazione dei diritti umani nel mondo. E la situazione dei diritti umani nel mondo oggi è decisamente drammatica. Assistiamo a un periodo in cui, anche grazie, o meglio a causa della crisi finanziaria ed economica, vi è un abbassamento netto degli standard di diritti umani. Una capacità di non perdere, diciamo, il controllo della situazione e nello stesso tempo però combinare questo con sempre una prospettiva di lungo termine. Quindi non fissarsi troppo sulle minuzie quotidiane, ma affrontarle con grande celerità e capacità di reazione, però senza perdere mai il focus di dove si vuole arrivare sul lungo termine. In passato, i momenti più gratificanti li ho avuti molte volte quando ho lavorato sul campo in situazioni estremamente difficili da molti punti di vista, quando ad esempio stavo nel periodo, diciamo, più duro della seconda intifada in Palestina o quando sono stata in Indonesia una settimana dopo che c'era stato lo tsunami. Con Amnesty è un momento bellissimo, sicuramente è stato quando abbiamo potuto vedere e organizzare come Amnesty International in molti paesi del mondo il tour di Aung San Suu Kyi, che quest'anno ha potuto viaggiare e presentarsi come donna libera dopo più di 20 anni di esilio. Il consiglio che mi viene da dare è sicuramente di approfittare quanto prima delle tantissime possibilità che ci sono anche a livello internazionale per fare del volontariato, quindi del volontariato sul campo, se una persona è interessata a questo mondo a livello internazionale. Sicuramente per le capacità, ad esempio, le doti di comunicazione e di, sì, prevalentemente di comunicazione, beh, oggi abbiamo l'elezione del Presidente Obama. Obama secondo me, è un personaggio che veramente sta cambiando la direzione della storia e ha una grandissima capacità comunicativa.